posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po'. Per tutti questi bambini, questi ragazzi che così, io quando canto è come vedessi i miei fratelli, perché purtroppo io li voglio tutti bene, che io canto proprio per loro, proprio le canzoni di Nino D'Angelo e Schnapaz. Ci sono bambini, io sono andato a fare una festa, a una prima comunione, c'era una bambina down, mi abbracciava, voglio sentire Chiara, e io gli cantai Chiara perché li accontentai. Questi bambini si devono sempre accontentare. Mi fa piacere che questa sera sono con loro, canterò per loro e ci divertiamo tutti quanti insieme. L'idea è nata per caso, ma è riuscita perfettamente e probabilmente avrà un seguito. Ragazzi speciali, tutti intorno ad un tavolo nel cuore del Rione Calenda a Nocera Inferiore. L'iniziativa di Enzo Giuliano, un residente del quartiere che ha trovato la collaborazione di altri abitanti della zona. Ed il primo cittadino, Paolo De Maio, lì presente, ha annunciato che si sta lavorando per realizzare nel quartiere un punto di aggregazione. Farà una richiesta ufficiale anche alla Curia per fare in modo che questi locali che insistono qui nell'area del Rione Calenda possano essere utilizzati dai tanti bambini e da tante famiglie che cercano un luogo di svago. Stiamo realizzando nei vari quartieri dei punti di aggregazione e abbiamo in mente di farlo anche qui a Rione Calenda. Proviamo anche a essere a fianco come stasera per una bella serata, ed è quello che un po' proviamo a fare ogni giorno, a stare a fianco ai nostri cittadini. Sto sempre in piazza, che io giro sempre, e vedo questi ragazzi, no? E allora giustamente ci volevo dare un po' di allegria, e come farvi dargli l'allegria, diciamo così, ho pensato di fare una grossa tavola, una grossa, per stare insieme a loro, perché sono ragazzi speciali, diciamo così, come li vogliamo chiamare, perché io dico, io personalmente che sono speciale, ma speciale veramente sul senso del lavoro, e dobbiamo essere tutti quanti così. Quello che faccio attualmente lo faccio col cuore e con tutto il cuore, lo faccio proprio con quella cosa veramente che quando li vedo mi sorrido, mi faccio più giovane, perché sono belli questi ragazzi. Come residenti del Rione Calenda noi vogliamo lavorare per il sociale. Quindi oggi abbiamo fatto questo, domani faremo altre cose, sperando in un'iniziativa anche comunale, che ci sono tante persone che hanno bisogno anche di un gesto, una compagnia, una parola. Noi cerchiamo di fare questa sera. Io ringrazio mille all'organizzazione, a Gio Vincenzo carissimo, che è il papà di una mia carissima e così, nonché educatrice che ho avuto al centro di quartiere di Vieroria. Non faccio il nome per privacy della mia cara educatrice, grazie mille a Gio Vincenzo e grazie mille alla mia associazione in famiglia di avermi invitato. E in particolar modo a tutte queste persone che stanno dietro di me, che sono le bravissime, non ho parole, siamo tutti per me ragazzi sportati, ci troviamo in strada. Chiedo al sindaco di Nocera Inferiore, in particolar modo all'amministrazione comunale, l'inferno di non auto-abbandonarci, di darci un piccolo luogo anche per noi utenti disabili. È bello stasera stare qui con organizzare una serata, pure perché c'è la partita, ma è bello organizzare e stare con le persone. Noi una delle priorità che dovremmo avere come persone per diventare più umani è dare un po' del nostro tempo alle persone che ne hanno bisogno. E stasera credo che sia una bella iniziativa all'interno della mia parrocchia e della nostra comunità organizzare una serata simile. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non fanno.